Mister, complimenti ovviamente non soltanto personali, ma mi sento anche di portarle quelle che sono le considerazioni e la grande gioia dei tifosi del Napoli, felicissimi per l'orgoglio che gli avete regalato tutti. E, però volevo chiederle dal punto di vista del campo, il coraggio di cui lei ha parlato dopo aver subito il gol in uno stadio così impegnativo, deriva più dalle qualità individuali o dall'organizzazione di gioco che ha questa squadra? Grazie. Deriva sempre da tutte e due, però è chiaro che se poi sei costretto a vivere dietro le qualità del campione, quando il campione non funziona, e ci saranno tante partite che il campione non funziona, non riesci a portare a casa la partita se non funziona la squadra. Ora noi abbiamo delle individualità importanti, però non va perso mai di vista quello che deve essere il collettivo, la disponibilità. Per esempio, stasera ho visto Lozano e Caraschelli a fare dei rientri importanti. Poi Caraschelli è stato bravo a venire a chiedere scusa di non aver passato quei due palloni dove poteva far segnare un compagno di squadra. Però lui è forte. E può fare quello che gli pare, perché ma non è così, non funziona così lui, se no poi si innesca il meccanismo che quando ce l'ha quell'altro la palla tira in porta anche quell'altro, perché lui tira per far gol e voi date meriti soltanto a lui, e poi quell'altro dice non gliela passo nemmeno io, tira anch'io, e così diventa un discorso più difficile. Ma te tu ce l'hai un Caraschelia, no? Siete voi ce l'avete un Caraschelia perché lo portate via dalla squadra, non io, voi. Lasciatelo dentro la squadra, non lo spingete più in là, se no poi non si trova, non gli si riesce a passare la palla. No, ma lui è, poi passa la palla e quell'altro quest'altra volta non gliela ripassa, perché io farei così, perché però è stato bravo, è venuto dentro, scusi perché è vero, gliela potevo passare. Dillo anche ai suoi compagni perché funziona così. E poi i gol li hanno fatti tutti, non è che li ha fatti solo Raspadori perché Olivera gli ha messo una grande palla, per esempio, e come si è detto prima, diventa sempre un collettivo che funziona, perché la vera popolarità l'avremo se riusciremo a fare dei risultati di squadra, no dei risultati individuali.